D'ora in poi abbiamo delle nuove regole da seguire. Oh no! Oh no! Vedo che abbiamo già dei delinquenti. Penso che tu abbia bisogno di una doccia per sbarazzarti di quel colore di capelli. Ops, mi dispiace. Non mi piace la mia nuova acconciatura. Niente capelli colorati. Quanto pensi che siano lunghi i tuoi capelli? Sembra che ci sia bisogno di tagliarli. Non hai bisogno di capelli così lunghi? I miei capelli! Ho i capelli corti e naturali. Che cosa hai intenzione di tagliare? Non sono fico senza le mie collane! Niente accessori! E tu, ragazza popolare? Oh no! Per prima cosa controlliamo le tue unghie. Oh oh, sono ben oltre il limite. Ora vediamo di tagliarle. È stata una grande soddisfazione. Niente unghie lunghe. Vieni qui. Sì, maestra. Non è permesso truccarsi. Vedi? Il tuo trucco è così pesante che si è trasferito sulla carta. 8 meno 4 fa 5, giusto? Stai cercando di mettere alla prova la mia pazienza? Sbagliato! Cosa? Oh, oh. Povera secchiona, pensavo che fossi intelligente! Tu! Vieni qui davanti e scrivi la risposta corretta. Mi faccia pensare. Troppo lento, eccoti una F! Non avevo ancora iniziato! 8 meno 4 fa 4! Ottimo lavoro, Eden! Allora finisci tutti gli altri problemi a partire da adesso! Faresti meglio iniziare a contare. Eden finirà in tempo? Oh no, quella clessidra va troppo velocemente! Ce l'hai quasi fatta! Fermo! Il tempo è scaduto! Ti prendi una grossa e grossa F! Oh, accidenti! Chi può risolvere questo problema di matematica per me? Quei due in fondo stanno facendo finta di essere occupati per non essere chiamati. Vediamo, tu che mi dici, Eden? Oh, caspita, perché io? 1 più 3 fa 3? Ci sei quasi! Sapevo che era sbagliato! Guarda le mie dita! Quante sono? 4! Giusto! Puoi scegliere due premi misteriosi! Wow! Il pulsante verde e quello giallo! Ho trovato delle caramelle! Cosa? C'è un premio! Ora tutti vogliono partecipare! Non dovresti stravaccarti sulla scrivania mentre scrivi! Come posso risolvere questo problema? Ci sono! Ecco, usa questo come guida! Bello! È troppo facile! Stanno andando tutti bene! Eh? È il mio turno, fuori! Il male è tornato. Vedo che c'è uno studente senza guida. Come mai sono bloccato in una gogna? Non riesco a scrivere! Finito! È ora di andare a fare merenda! Aspettatemi, è pesante! Ascoltate, classe. Eh? Oggi disegnerete questo cactus. Fareste meglio disegnarlo bene o vi prenderete una bacchettata sulla mano. Tu, stai seduto dritto. Oh no! Achoo! Ha starnutito sul mio disegno, maestra! No, non sono stata io. Bene, ciò significa che ti prendi una F! Oh, povero te! È questo che si ottiene quando si fa un disegno pasticciato! Qualcun altro ha qualcosa da dire? Vorrei che disegnaste questo bellissimo bonsai! Vedo che tutti voi state facendo un ottimo lavoro! Oh no! Accidentalmente versato il colore! Nessun problema! Possiamo trasformare questo pasticcio in qualcosa di bello! Ora userò questa cannuccia e soffierò sul colore! Wow! Ora provaci tu! È fantastico! Posso dipingere semplicemente soffiandoci sopra! Aggiungiamo le foglie usando un cotton fioc! Ben dipinto! Prendi una A! Sono andato benissimo grazie alla mia brava maestra! Nessuno mi sta guardando! Posso appiccicare la gomma da masticare sotto al banco? Oh oh!
No, no, dovresti gettarla nel cestino. Ottimo lavoro! Ho una gomma da masticare in tubetto, avvicinatevi tutti! Possiamo dividercela! Wow, è deliziosa! Anch'io! Fantastica! Chi riesce a fare la bolla più grande? Oh, si parte! Posso torcere la mia gomma in una spirale! Incredibile! Sono stanco di masticare questa gomma, potrei appiccicarla sotto al banco e sbarazzarmene. Ti ho visto! Raschia via tutta quella gomma o ti raschierò via la lingua! Ce l'ho fatta! Ma io voglio che tu le tolga tutte! Cosa? Va bene, ora lo faccio! Oh, mio povero Aiden! Ci sono così tante gomme là sotto che si sono trasformate in una gigantesca palla di gomma! Ora mangiala! Vuole che mangi questa gomma che sembra un cervello! No, no, no! Non posso guardare! Sto per vomitare! Oh, usciamo da qui! Ho una gomma tutta mia! E la attaccherò sotto il banco! Non sanno che tutte quelle gomme erano mie! Le lunghe file per andare in bagno sono tra le cose peggiori. Devo fare pipì! Perché questi studenti non riescono ad aspettare? Devo concentrarmi! Vieni fuori! Bel libro! Eh? Oh oh, tutti si stanno spazientendo! È passata quasi un'ora e la maestra cattiva è ancora in bagno! Devo concentrarmi sul serio! Ho bisogno del bagno, per favore! Cos'è questo putiferio? Vabbè. Vado io per primo! Oh, la maestra cattiva ha intasato il gabinetto! Forza, ragazzi, toglietevi da qui! Chissà cosa gli è preso. Ma che disastro! Ok, questa volta sono tornata con la protezione. Puliamo questo gabinetto. Devo versare tutte queste cose diverse nel gabinetto. Questo pasticcio richiede molte miscele. Ora tiriamo lo sciacquone. Sarà una vera esplosione. È già finita? Diamo un'occhiata. Wow! Si potrebbe fare una festa in questo gabinetto. Ehi, che state facendo? Datemi un po' di privacy! Cosa dicono gli ultimi pettegolezzi? Cosa? Questo te lo confisco. Non sono permessi i telefoni. Ora sputalo fuori. So che hai un bigliettino nascosto in bocca. Disgustoso. Ehi, secchiona, vai tu per prima. Riesco a sentirne l'odore. Il telefono. C'è qualcos'altro. Fammi vedere le mani. C'è il bigliettino nascosto nel tuo maglione. Ma quanto è lungo? Basta così, ora è il mio turno. Sono disposto a consegnare il mio telefono. Bravo studente. Mani in alto. Accidenti, sapeva che avevo scritto il bigliettino sulle mie braccia. La prego, sono innocente. Dovremo toglierlo. Fa male. Chi porta una palla a un compito in classe? Uno che è disposto a imbrogliare, ovviamente. No, no, no. Ho fatto finta di essermi rotto un braccio in modo da poter nascondere il mio telefono all'interno del gesso. Fermo! Mi sono rotto un braccio! Davvero? Faccio una telefonata veloce. E perché si sente una suoneria dentro al tuo gesso? Sei stato beccato, lo sapevo! Dammi quel gesso! Perché non rompere il braccio per davvero? Oppure romperò il tuo telefono! Ecco, ora muoviti e inizia il tuo compito in classe. Guardate qua. Eh? Volete fare il compito super facile o il compito medio? Ovviamente tutti vorranno fare il compito super facile. Ora vi passerò i fogli del compito. Non so la risposta. Un piccolo aiuto non nuocerà. Grazie, maestra. Passerò le risposte del compito a Daniel. Passerò questo compito in classe.
Sbircerò il foglio della ragazza secchiona. Ehi, niente imbrogli! Vabbè, non ho bisogno del tuo aiuto. Dovrei prendere in mano la situazione. Spingerò la sua scrivania proprio accanto a quella di Victoria in modo che possa copiare le risposte. Ciao, compagna di banco! Continuiamo il compito in classe, che ne dici? Il principe si precipitò a salvare la principessa con un bacio d'amore. Tintin, svegliati! Il mio studente dorme. Ehi, fai silenzio! Shh, non svegliarlo! Lascialo riposare. Dormirà meglio con un cuscino e una coperta. Sembra che ci sia permesso dormire in classe. Sogni d'oro! Shh! Torno subito. Dove sta andando la maestra? Eh? Una luce notturna? Oh, bene, mi metterò a dormire anch'io. Il grande mostro cattivo mangiò la principessa. Sto scrivendo il più velocemente possibile. Sono una brava studentessa. Ho sonno. Non so nemmeno più cosa sto scrivendo. Questa lettura sta diventando noiosa. Dovrei depilarmi le gambe già che ci sono. Devo prima mettere la schiuma. E poi il principe affrontò il mostro. Beh, questo è un modo per fare più cose contemporaneamente. Quel ragazzo dorme durante la mia lezione. Dovrei punirlo. Svegliati! Basta! Sembra che la bella addormentata nel bosco voglia che le si faccia un piccolo scherzo. Ti metto nella mano un po' di schiuma. Poi ti solletti col viso con una piuma. Oh, che imbarazzo! Ora tutti ridono di me! Ok, controlliamo i compiti in classe. Uffa, devo controllare tutti questi. Odio questo lavoro. Ci sono! Darò un voto sulla base di un lancio di questo dado. Solo una A e tutte le altre facce F. Ops, è caduto su una F, mi piace! Questo studente avrà una F! Sapete una cosa? Darò a tutti una F! Adoro questo lavoro, dopo tutto! Questa volta è caduto su una... No, torniamo a F! È arrivato il momento di controllare i compiti in classe! Wow, questo studente ha fatto tutto giusto, merita A+. Ho un'enorme pila di compiti da controllare. Mi stancherà. Oh, accidenti! Lei ha preso F, ma Victoria è molto dolce. La trasformerò in una A-. Il prossimo. Peccato che sia un'altra F, ma Aiden si impegna davvero tanto. Bene, darò anche a lui A-. Ora per questo compito... Oh, Daniel è molto carino. Dovrei dargli una A. Sapete una cosa? Penso che tutti i miei studenti meritino una A. Qualcuno ha giocato nel fango oggi. Oh no, cosa stai facendo? Stai sporcando le lenzuola. Sì, salta, salta, salta. Saltare è divertente. Che cosa sta succedendo qui? È tutto sporco! Oh no! Non il letto! Oh, mi sento... Così non va bene! Vieni con me, signorina! Una spazzola su un trapano! Cos'è? Vieni qui, ti pulirò i piedi! No! Lasciami! Vieni qui! Calmati, bambina! Ti devo solo pulire i piedi! Presa! Oh? Ci penso io! Ecco, questi stivali ci aiuteranno! Devo solo mettere un po' di spray! Poi aggiungerci delle Mentos! E aspettiamo un po'! Ti farà un po' di solletico! Wow, è divertente! Ora vai lì per asciugarti i piedi! Ecco qui, puliti! Ma ora c'è da pulire quelle macchie sul letto! Che incubo! È meglio che inizi a pulire, amico! Oh no! Non ci credo!
Sei pronta? Questo medico sta spaventando Molly! Quale dovrei usare? Oh sì, quella gigante! No! Che paura! Pronto? Ecco qui! No! Dove vai? Aiutatemi! Non ti muovere! Questo ti legherà alla sedia! Non scapperai di nuovo! Lasciami andare! Cosa ne stai facendo? Lasciala andare! Dammi questa! Hai paura, vero? Aspetta, ma questo è un unicorno! Trasformerò questa siringa in un unicorno! Non è bellissimo? Non fa più paura! Guarda, questo unicorno vuole darti un bacino! Wow! Ecco fatto, sei stata molto coraggiosa! Potetici unicorni! Oh, che male! Devo andare in bagno! Ma quello è un serpente! Oh, mamma! Voglio accarezzarlo! Non penso sia una buona idea! Ai! Mi ha morso! Ho sentito un urlo! Oh no! È un morso di serpente! Potrebbe essere velenoso! Fammi vedere! Abbiamo bisogno di un cerotto! Ah, idea! Mi ricordo di avere una vecchia ferita proprio qui! Ai, ai, ecco fatto! Quello sembra più velenoso del morso del serpente! Ecco fatto, ho finito! Sei pazzo? Così si infetterà! Riprenditelo! Ehi! Ecco qui, una pompetta! La userò per estrarre tutto il veleno! E applicherò questo spray, così non si gonfierà! E per finire un grazioso cerotto di Hello Kitty! Ta-da! Sì! Mi sento molto meglio ora! Sei stata molto coraggiosa! Questo lo devo togliere! Sono io, Mario! Salirò lassù e sconfiggerò Bowser! Vengo a prenderti, tartaruga malvagia! Wow, qualcuno è in vena di ballare oggi! Oh no! La mia torre di Lego! No! Molly ha appena inghiottito un pezzo di Lego! Oh sì! Oh, il dottore è cattivo e troppo impegnato a ballare! Cosa sta succedendo? Oh no! Sputalo, Molly! Puoi farcela! Sì, ce l'hai fatta! Che disgustoso! Aspetta, ho un'idea! Ma quello è uno stampo per mattoncini Lego! Riempirò le formine con del cioccolato ai mirtilli! Dopo averle riempite, le lascerò raffreddare, così diventeranno solide! Ora il cioccolato è pronto! Wow! Sembrano dei veri mattoncini Lego! E la parte migliore è mangiarli! Posso anche giocarci! Ho fame, voglio assaggiarne uno! Il miglior cioccolato Lego di sempre! È buono, vero? Ehi, giù le mani! Che dottore sciocchino! Cos'è questo rumore? Oh oh! Forse c'è un mostro sotto il tuo letto! Qualcosa si sta muovendo! Cos'è? Ho paura! Ma voglio guardare! Ehi! Aiuto! Ok, che succede qui? Mi fa male! Oh wow, quello è un riccio! Il piccoletto si è perso! Spine! Non penso che quello sia lo strumento giusto! Le tirerò fuori con delle pinze! Ah, mi fa paura! Ne ho presa una! Fermo! Perché una sega? Vattene su! Oh, poverina! Ci serve un kit di pronto soccorso! Una siringa! Ecco qui! La userò per aspirare le spine! Wow! Non sento nulla! Non sento male! Ancora un po'! Finalmente ho preso tutte le spine! Wow! Sei fantastica! Ora le mie mani passano a battere il 5! Sì! Dammi il 5! È ora di dormire! O meglio, è l'ora della merenda per Molly! Wow! Guarda questa gelatina di Coca-Cola! Che buona! Molly,
ti ho portato. Guarda! No, non li voglio! Cosa posso fare? Oh, ho dimenticato di avere questo tappo di Shrek! Shrek? Sì, dobbiamo solo mettere il tappo qui. Ed ecco fatto! Prova! No, non voglio! Oh, cosa devo fare ora? Non preoccuparti, ci penso io! Okay. Guarda! Quella è un'anguria con i denti? Cos'è? Il signor Anguria ha una carie nei denti, quindi devo iniettargli nelle gengive una medicina. Ora posso tirare il dente! Ed ecco qui! Ah! Vuoi che accada la stessa cosa a te? No, so, dammi lo spazzolino! Ah, bravo, dottore! Non voglio perdere i miei denti! Ho voglia di patatine! Ma non con quelle mani sporche! Voglio afferrare tante patatine! Ecco qui! Vedi, chi è quell'altra mano? Ah, è del dottore cattivo! No! Buttate via quelle patatine sporche! Non va bene così! È disgustoso! Guardate, le vostre mani sono piene di germi! Ah, tu, che razza di medico sei? Dai, non succede niente, vedi? Vai subito a lavarti le mani! Ecco, prendi questa saponetta! Uffa, non è divertente! E poi puzza! Non la voglio! Cosa faccio ora? Aspetta! Una pezza! Una pezza e una penna! Disegnerò delle faccine carine sulla pezza e poi la inzupperò di sapone! Ora mettetela sul viso e soffiate! Sto facendo le bolle! Wow, è molto divertente! E ora lavatevi le mani! Non dobbiamo sprecare nessuna bolla di sapone! Bravissimi! Ottimo lavoro! Ecco fatto! Le mie mani sono pulite! Brava Molly! Continuo ad avere mal di testa... Oh, fame! Ma quello è un rossetto! Voglio provarlo! Aspetta un attimo! Cosa sta combinando quella bambina? Oh, voglio dargli un morso! Un attimo, per favore! Ehi! Non puoi mangiare questo rossetto! Gioca con qualcos'altro! Per esempio con questi AirPods! Wow, un altro rossetto! Ah, quella monella! Ah. No, non puoi mangiare il rossetto! Meno male che ho una barretta di cioccolato! No, non voglio il cioccolato! Cioccolato e rossetto! Ho un'idea! La dottoressa sta preparando qualcosa di interessante! Romperò il cioccolato in piccoli pezzi, così! Poi li metterò in un'ampolla e li riscalderò! Il cioccolato si dovrà sciogliere completamente! Oh mamma, è bollente! Quasi fatto! Ora devo sostituire il rossetto con il cioccolato. Sono sicura che non noterà la differenza. Il rossetto di cioccolato è pronto per essere mangiato. È stato faticoso. Ecco a te. Wow, grazie dottoressa. Sono molto carina, vero? E ho un po' fame. Merenda deliziosa. Un brufolo? Qualcuno inizierà male la giornata. Forse devo proprio schiacciarlo! Oh, disgustoso! Per fortuna una visiera che mi proteggerà! Potremmo creare una maschera per il viso! Ma certo! Ecco la macchina per crearle! Aggiungiamo un po' di aloe vera e un po' d'acqua! Ma quella è aranciata! Non penso sia una buona idea! È quasi pronta! Basta premere il pulsante e lasciare che la macchina faccia il suo lavoro! Ora aggiungiamo dei brillantini e un po' di zuccherini! Stai facendo una maschera per il viso oppure una torta? Fatto! La mia invenzione è pronta! Mettiamola sul viso! Ora aspettiamo un pochino! Oh no! Che disastro! No! Cosa hai fatto? Oh no! Missione fallita! Oh mamma, cos'è successo al tuo viso? Oh, sei irresponsabile! La sua povera pelle! Ma aspetta, credo di sapere cosa fare! Cosa farà la dottoressa con quel cavolo? Questa foglia di cavolo...
cavolo, potrebbe essere una maschera perfetta per il tuo viso. Vedremo. Aspettiamo un attimo. Pronta? Sì, ha funzionato! Guarda che bella pelle liscia! Giusto in tempo per un esperimento! Oh oh, è un terremoto quello? Oh, la povera moglie è malata! Hai la tosse? Vediamo un po'! Oh no, Scotty! Devi prendere questa! Ma è più grande del mio viso! Devi prenderla! No! No? Ok! Guarda, anche Teddy sta prendendo la medicina! Non mi interessa! Oh no! Teddy è testardo come te! Allora devo attaccargli una flebo! La medicina deve passare attraverso il tubo! Vuoi che succeda anche a te? Smettila di spaventarla! Va tutto bene! Teddy sta bene! Ho un'idea migliore! Orsetto di gomma e un bisturi! Taglierò l'orsetto di gomma e nasconderò la medicina dentro! Ok, questo trucco dovrebbe funzionare! Molly, ecco! Prendi una caramella! Wow! Io adoro gli orsetti gommosi! Che buona! Vedi? Ho avuto un'idea migliore della tua! Vediamo i risultati! Attento! Wow! Ai! Cos'è successo? Una pozza di slime! Che schifo! Cosa ti è successo? Sono ricoperta di slime! Ho un brutto raffreddore! Devo fare qualcosa! Oh! Metti questa molletta sul naso! Così non starnutisci più! Ma non riesco a respirare! Questa non è una buona idea! Tranquilla, ti aiuterò io! Ma quello è un cappello di carta igienica! Su, prova! Wow, è bello! Così posso subito soffiarmi il naso! Ecco fatto! Ottimo lavoro! Oh, non mi interessa! Io me ne vado! Hai compilato la sua cartella? Sì, è tutto a posto! E tu? Sì, fatto! La sua gomma è finita nel condotto sbagliato! Oh no! È finita sui capelli di Molly! Oh, così non va bene! Come farò a toglierla? Forse devo solo raschiarla via! Aha! Taglierò i suoi capelli! Ma cosa stai facendo? Oh, mamma! No, no! Cosa? Stavo solo cercando di toglierla! Così non va bene! Aspetta, ho un'idea migliore! Come può aiutare la Coca-Cola? Dobbiamo solo intingere la gomma da masticare nella Coca-Cola e poi sarà più facile rimuoverla! Guarda! Ta-da! Si è staccata! Cosa sta succedendo? No, niente! Sto solo compilando il tuo fascicolo! Ok! C'è mancato poco! Wow! Ma quello è slime! Devo averlo! Voglio quello rosso! Che furbetta! Non vedo l'ora di mangiarlo! Wow, è viscido! Scommetto che sa di fragola! Che buono! Lo adoro! Aspetta! Ne manca una! Oh no! Che monella! Questo non è da mangiare! Devo mettere un segnale vicino a queste fiale! Non si tocca e non si mangia! Giù le mani! Vediamo... Perché sei triste, Molly? Voglio mangiare lo slime! Oh, ma quello non si mangia! Creiamo qualcosa! Mi servono semi di chia, acqua, colorante alimentare verde e zucchero! Ora mescoliamo tutto insieme! Wow, la consistenza è perfetta! Ta-da! Ti ho preparato uno slime commestibile! Wow, sembra buono! Mi piace più dell'altro! No! Lo sto mangiando di nuovo! Ho bisogno del bagno! Wow, sono M&M's! Ce ne sono così tanti! Voglio tuffarmi! Ah! Mi si sono conficcati nel naso! Dottore, mi aiuti!
Siediti, fammi vedere che cosa c'è che non va. Non riesco a respirare. Ho una soluzione per questo problema. Ecco, attaccherò del nastro adesivo con una corda sopra. Poi legherò l'altra estremità della corda a questo elicottero giocattolo. Quando questo elicottero prenderà il volo, ti toglierà gli M&M's dal naso. È ora di volare! Oh, accidenti! Che lunga serie di M&M's! Sta funzionando davvero! Cos'è successo? Bambina urlante? Mercoledì? Elicottero con caccole e M&M's? Non mi sembra sicuro! Devi trovare una soluzione migliore! Fammi vedere! Oh, aspetta! Ho un'idea! Possiamo usare questo irrigatore nasale! Attaccalo su una narice e spingerà tutti gli M&M's fuori dall'altra! È così bello respirare di nuovo! Ora sei al sicuro! Mangia il tuo porridge! Non lo voglio! Ma devi mangiare! No! Ho detto di mangiarlo! No! Allora muori di fame! Stai bene? Perché non hai ancora mangiato? Accidenti, che cattivo odore! So cosa fare! Prenderò un mini dispenser e tirerò fuori il barattolo. Poi lo riempirò di porridge. Quindi lo rimetterò sul dispenser. Siete pronti a vedere il trucco? Sta funzionando! Avete mai visto un biscotto a forma di Barbie? Anche gli stivali! I biscotti Barbie sono pronti! Ne voglio uno! Questo è per la nostra paziente! Provalo! Com'è dolce! Ne voglio ancora! Ed è così che si alimenta correttamente un paziente! Voglio costruire una torre con questi mattoncini! Wow! Mercoledì ha sugli auricolari! Ecco perché sente davvero quei passi di danza! Oh oh! Ha urtato i mattoncini! E uno si è infilato dritto nella gola della ragazzina! Mercoledì è troppo impegnata a ballare per sentirla! Oh no! Aiutatemi! Eseguirò la manovra di Heimlich! Dai, buttalo fuori! Ha funzionato! Che gesto irresponsabile da parte tua, Mercoledì! Non posso credere che abbia ingoiato questo enorme mattoncino! Oh, ho un'idea! Fammi vedere la custodia per auricolari! Fa il caso mio! Verserò del cioccolato all'interno dello stampo per auricolari. Lo chiudo e lo lascio solidificare e poi scuotere, scuotere, scuotere! Guarda, il cioccolato ha la forma di auricolari! Ancora meglio, si può intingere un po' nella salsa di cioccolato, nei granelli di fragola e nella polvere di mirtilli. Provalo! Quanti sapori! Sono contenta che ti piaccia! Vincerò questa sfida di braccio di ferro! Forza! Ho perso! Ehi, mi hai rotto un'unghia! Aiuto! Cosa sta succedendo? Oh no! Si è rotta un'unghia! È colpa di Mano! No! Non importa, anch'io ho delle unghie rotte. Tu non sei speciale. Ho usato le cesoie da giardino per rimodellarle. No! Dammi la mano! Mi fai paura! Ehi! Che stai facendo? Cosa? Vattene via, me ne occuperò io! Oh, poverina, fammi vedere! Un'unghia rotta, eh? Accidenti, dobbiamo nasconderla! Aha! Prendo una foglia, grazie! Per prima cosa, ti coprirò l'unghia con una foglia. E la taglierò in base alle dimensioni dell'unghia. Naturalmente dobbiamo abbellirla con dello smalto rosa. Il glitter rende tutto più divertente! Cosa ne pensi delle tue nuove unghie? Rose scintillanti, proprio come piacciono a me! Muovi la punta delle dita. Wow, sono così belle! Nessuno sta guardando. È il momento di mangiare le mie caramelle. Ne ho una bottiglia intera. Che buone! Perché non dormi ancora? Oh mio Dio, hai i denti così sporchi! Niente più caramelle, signorina. È ora di lavarsi i denti. Non voglio! Per favore, lavati i denti! Ehi, me ne occuperò io. Mano, ho bisogno di una mano. Cosa hai in mente di fare mercoledì? Oh, accidenti! Mano ha una bocca! Tiriamo fuori il dente. Il tuo dente rotto si è trasformato in un mostro! Devo aprire in due il dente, con un taglierino.
Devo renderlo il più spaventoso possibile in modo che la bambina lo veda. Guarda tutta l'infezione all'interno. Succede questo quando non ti lavi i denti. No, mi laverò i denti! Non voglio un dente mostruoso! Wow, non posso credere che il tuo trucco abbia funzionato! Saltare, saltare, saltare! Oh, accidenti! I suoi piedi sporchi stanno macchiando il letto! Smettila subito! Non voglio! Giocherò da qualche altra parte! Oh, dai! Dove pensi di andare? Oh, oh! Quello non è un trapano? Rilassati! Hai paura! No! Smettila di correre! Torna qui! Fammi vedere quei piedi sporchi! Uffa, non funziona! Tutto bene? Il dottore mi stava inseguendo con un trapano! Davvero? Ho un sapone che profuma di fiori e può fare un timbro floreale! Piedi in alto! Guarda, ti applicherò la schiuma sui piedi! Che bel fiore, vero? Ok, ora raschio via lo sporco! Che bisogno c'è di uno scrub ai piedi quando si ha questo? Fai solletico! Tutto a posto! Ora puoi saltare quanto vuoi! Più in alto che puoi! Ehi, adoro saltare! Ehi, svegliati! Ah! Oh no, la ragazzina è rotolata giù dal letto! È stato di shock! Ah, e mi sono graffiata al ginocchio! Aiutami, dottore! Sto arrivando! Cosa c'è? Mi sono ferita! Oddio, dobbiamo curarla immediatamente! Cosa dovrei fare? Oh, ci sono! Inietterò un unguento in un cotton fioc. Spremerò l'altro lato e lascerò che tutto l'unguento si raccolga su un'estremità. E poi lo applicherò delicatamente sulla ferita. Finisco con un cerotto allegro. Questo mi ha sicuramente fatto sorridere! Grazie, dottoressa Barbie! Oh oh, qualcuno sta per passare una brutta mattinata. Perché ho così tanti brufoli? Mi stai rompendo i timpani! Un brufolo! Sì, mi soddisfa. È ora di fare un esperimento. Oh oh, che cosa hai in mente di fare adesso? Ah, ci sono i miei topi. Beh, ho solo bisogno di raccogliere un po' di terriccio. Ne metto un po' in una fiaschetta. E ora aggiungo un po' di veleno di serpente. Fallo uscire tutto, amico. Dovrebbe bastare. Che cos'è? L'ingrediente finale, il sangue. Non vi dirò da dove viene. L'intruglio è quasi pronto. Versiamolo nella macchina per la produzione di maschere per il viso e aggiungiamo una compressa di menta. La maschera per il viso è in fase di realizzazione. Il mio esperimento sta prendendo forma. Provalo. Sono sicura che questa maschera per il viso farà sparire i tuoi brufoli. Dovrai solo assomigliare al Grinch per un po'. Vediamo. Ah, hai peggiorato le cose! Ups. Che fine ha fatto la tua faccia? Togliti di mezzo. Fa male! Dammi un momento. Farò una cura della pelle migliore. Per prima cosa dobbiamo rompere un uovo e versare l'albume senza il tuorlo. Poi scuotere energicamente. Ora che l'albume si è trasformato in una schiuma, lo trasferisco in una bottiglia. Guarda il nuovo corpo di Ken. Guarda questo. Ken farà uscire la schiuma quando stringeremo il suo corpo. Farà sparire tutti i tuoi brufoli. Un buon massaggio facciale, già che ci siamo. Abbiamo quasi finito. Pulisciti il viso ora e vediamo il risultato. La mia pelle è così liscia! Ora passeremo una bella mattinata! Che anguria enorme! Normalmente mercoledì userebbe un coltello per aprirla. Preferisco usare una mazza chiodata e distruggerla! Non mi sono mai sentita più viva! Dovrei riposarmi. Per prima cosa poserò la mazza. Attenzione! Mi sono fatta male a sedere! Voltati e fammi vedere. Spuntoni, ti sei appena seduta sulla mia mazza? Oh beh, un magnete gigante li tirerà fuori. Stai ferma! Sta tirando anche me! Cosa sta succedendo? Smettila tu! Vattene via! Stai bene? Fammi vedere. Oh cara, sembra doloroso. Ci sono! Posso usare una siringa.
Non sentirai nulla quando lo tirerò fuori. Pronta? Fai un respiro profondo. Sto per tirare. Oh mio Dio, meno male che l'abbiamo tirato fuori. Grazie per avermi salvata, Barbie! Suggerimenti di tortura. È l'abituale lettura domenicale di mercoledì? Smettila di tossire! Basta! La mia pazienza ha raggiunto il limite. Dammi la tua bambola, così posso punirla. Un momento, ho un'idea migliore. Cominciamo a rasarle i capelli. Povera Barbie! No! Non i suoi bei capelli! Questa non è l'acconciatura che si aspettava. I miei capelli! Questa volta ho bisogno di tutta la testa. Che rumore soddisfacente. Le riempirò la testa con delle foglie di tè. Smetti di tossire. Immergerò Barbie nell'acqua proprio come una bustina di tè. Poi la scuoterò come una saliera in modo che i grumi di tè escano fuori. Poi mescolare, mescolare, mescolare fino a quando l'acqua non diventa marrone. Ecco, bevi un po' di tè caldo per la tosse. Non mi piace l'odore! Come ultima risorsa per farti smettere di tossire, ti chiudo la bocca con del nastro adesivo! Oh, che pace! Cosa sta succedendo qui? Perché ha del nastro adesivo sulla bocca? Questo non curerà la sua tosse, perché non lo provi tu stessa? Ha bisogno di uno sciroppo per la tosse. Questo è a gusto di arancia. Ecco, prendilo! Non mi piacciono le medicine! Che cosa? Cosa posso fare? Ci sono! Nasconderò la medicina in una lattina di soda. Metterò anche una cannuccia per renderlo davvero convincente. Prendi invece questa deliziosa soda dolce. Non sa che sta bevendo direttamente dal flacone della medicina. Vedi? Il mio trucchetto ha funzionato meglio del tuo. Non importa. È ora di iniziare l'esame. Maestro, devo andare a fare pipì. Ecco il tuo foglio. Mi nasconderò sotto il banco. Potete iniziare l'esame. Tu avrai l'esame più difficile. Che cosa? Oh no! Ci sono. Cercherò le risposte sul mio telefono. Cosa credi di fare? Imbrogliare nella mia classe? Oh no, il telefono è finito in un secchio tossico. Quelli sono guanti? Gonfierò il guanto e lo trasformerò in un palloncino. Poi lo userò come una mano finta, mentre userò la mia mano vera per tenere il telefono e cercare le risposte all'esame. Guardi, maestro, ho finito! Fammi vedere. Bene, hai avuto un punteggio perfetto. Ce l'ho fatta, mi dia il 5! Oh oh, il trucco di Amelia è stato smascherato. Niente caramelle in classe. Cosa hai in bocca? Sputalo. È solo una caramella gommosa a occhio. Lei è un guastafeste. Il prossimo! Perché la pancia così grande? Mi sento piena! Oh, davvero? Ah, quelle sono caramelle. Non le porterai dentro. Lascia che ti scannerizzi. Bene, niente caramelle, puoi entrare. Lui non sa che tengo le caramelle gommose nei bicipiti. Cos'è questo odore? Mi viene da vomitare! Ehi, penso che tu abbia bisogno di questo sapone, ragazzone! Ho bisogno di un momento! Oh, ho un'idea! Aspetti un attimo, torno subito! So che gli spuntini non sono ammessi dentro, quindi userò un trucchetto con gli Skittles. Per prima cosa li raggrupperò per colore e poi li metterò in una siringa. La sistemerò in una ciotola di acqua calda per farli sciogliere e aspetterò un po'. Guarda, gli Skittles si sono sciolti! Li metterò in un contenitore separato e li lascerò solidificare. Skittles camuffati da sapone! Posso entrare ora? Un momento! Cos'è? Oh, questo è solo il sapone per Adam! Si ricorda quanto puzza? Ha decisamente bisogno di un bagno! Gnam, gnam, gnam! Hai ragione! Sbrigati a fargli fare un bagno! Sì, il trucchetto ha funzionato! Che dolce! Da quando abbiamo il permesso di mangiare il sapone?
dovrei dare un morso. Delizioso! Oh mio Dio, hai appena mangiato del vero sapone! I risultati del vostro compito sono arrivati. Ragazzo puzzolente, hai preso un C in meno. Wow, Hayley ha preso A meno. Una F. Certo che sei tu, Joshua. Amelia ha preso D in meno. Cosa? Ma ho studiato tanto per questo compito. Ok, restituitemi i fogli. Devo ancora registrarli. Oh, sono decisamente di buon umore oggi. Addio! Fatemi mettere questi fogli sulla scrivania. Vogliamo cambiare i nostri voti! Per favore! Lasciate che me ne occupi io. State indietro tutti. Perché vedo le stelle? Proteggersi è d'obbligo. Aprirò il cancello usando una lima per unghie. Guardate, posso passare attraverso il condotto di ventilazione laggiù. Ho i compiti, è ora di tornare indietro. Sì, ce l'abbiamo fatta! No! Ragazzi, ragazzi! Cosa c'è? Ho preso i compiti! Sei molto furba! Ora tutti possono modificare i loro voti e dare l'impressione di aver preso tutti A+. Non importa che lettera sia, quando si sa come trasformarla in una A. Sì, abbiamo superato tutti il compito! Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo fame! Dateci del cibo! Assaggiate questo porridge. Sono io la prossima. Oh, che odore disgustoso. E tu che mi dici, ragazzina? Ops, mi è caduto il neo. Ecco, il mio neo è tornato al suo posto. Ok, ecco una porzione per Adam. Che bel giovanotto, Un delizioso hamburger per il poliziotto. Possiamo avere anche noi gli hamburger? Per favore! Va bene, metterò una tenda in modo che voi non mi vediate mangiare e non vi ingelosiate. Almeno abbiamo una mela. Quello è un verme! Oh, hanno lanciato la mela ed è finita nel barattolo di Nutella del poliziotto. Che schifo, non voglio più questa Nutella. Potete averla voi, ragazzi. Yay, abbiamo della Nutella per farcire! Un momento, ho una ferra oggetti. Prenderemo gli Skittles del poliziotto mentre dorme. Li ho presi! Due farciture, la perfezione. Io prenderò solo uno Skittles. Io voglio metterci sopra un sacco di Skittles! Buon appetito a tutti! È stato un bel pisolino. Questi sono i miei Skittles. Li rivoglio. Venga qui, dolcezza. No. Le preparerò altro cibo. Ascoltatemi tutti. Sembra che nessuno stia ascoltando la lezione. Basta! Lo sentite? C'è qualcosa in cielo. Sta arrivando. Le luci si sono spente. Aiuto! Non riesco a vedere nulla! Sto impazzendo! Niente panico, ragazzi! Meno male che ho portato con me queste mini lampade. Venite ad aiutarmi! Che ognuno di voi prenda una lampada. Amelia, puoi passarmi il barattolo? Joshua, puoi passarmi le sfere d'acqua? Prendete una mentina e lasciatela cadere nel barattolo d'acqua. Ora versate le sfere d'acqua. Guardate quante bolle! Voilà, è una lampada di lava fai da te. Wow, incredibile! Le luci sono tornate. Yay! Tornate tutti in classe. Un momento, non eravate in quattro. Dov'è l'altro? Cos'è quella cosa che trema? Voglio dire, sono super forte. Ma se urlavi come un bambino! Sono riuscita ad arrivare, maestro. Vai al tuo posto. Perché tutti reagiscono così alla mia faccia? Oh, accidenti, guardati allo specchio! Sto per svenire! State tutti indietro, dovrò rianimare la paziente. Dottore, il problema è il suo viso. Oh, capisco. Credo che abbia la varicella. Dovremo iniettarle un vaccino. Non c'è nulla da temere, non c'è un ago, è solo una maschera per il viso. Vedete? Non batte ciglio perché non fa male. È ora di togliere la maschera per il viso. Sei pronta? Lo farò con delicatezza.
Guarda, la varicella non c'è più. Wow, mi sento di nuovo benissimo. Urrà, andiamo, Hailey! Wow, è sorprendente che una bambina così piccola possa trangugiare un'intera bottiglia di Coca-Cola. Ops, devo assolutamente andare a fare pipì. Per favore, devo andare in bagno. Ok, puoi andare. E noi? Potrete andare dopo la lezione. Non ce la faccio più. Oh, ci sono! Farò la cacca sulle piante. Quando la natura chiama, si torna alla natura stessa. Ehi, è il cibo di un'intera giornata! È quasi finito. Ecco un fertilizzante naturale. Ehi, ho bisogno di aggiungere fertilizzante alle piante. Cosa sta succedendo qui? Non c'è bisogno, le piante stanno bene. Cos'è quel gadget? Puoi scambiarlo con la mia attrezzatura d'allenamento? Oh sì, renderai i miei bicipiti più forti! Yeah! Mi nasconderò dietro alle piante e farò pipì in questo bagno portatile. Finalmente, che sollievo! Oh oh, il poliziotto! Devo annaffiare le piante. Le ho già annaffiate. Arrivederci. Sono tornata. Ecco il tuo tubo, grazie. Nessun problema. Ti restituisco il gadget per il braccio. Posso tornare a usare questo tubo? Eh? Ora lo schiaccio. No! Oh, accidenti, qui le cose stanno per diventare esplosive. Cosa avete intenzione di fare? Ti faremo fare una bella immersione. Povera Hailey, questi bulli stanno immergendo la sua testa nel gabinetto sporco. Cosa sta succedendo qui? Oh oh, siamo nei guai ora? Sono qui solo per cambiare il calendario. Tutto bene, ragazzi. Oh beh, allora continuiamo a divertirci. Fermatevi, mi vengono le vertigini. Odio voi bulli. Avrete un assaggio della mia vendetta. Era come uno scopino. Vieni qui, Hailey. Hailey è nei guai. Eh? D'ora in poi, Hailey è la vostra nuova insegnante. La prima lezione sarà come pulire un gabinetto. Oh, come sono cambiate le carte in tavola. Continuate così, ragazzi. Non fermatevi finché non ve lo dico io. Oh, mi hai colpito! Tu mi hai colpito per primo!